Ben ritrovati! Come vi avevo promesso, oggi apriamo la nostra puntata parlando di vini con un esperto del settore. È qui con me Mauro Giacomo Bertolli, direttore del portale italiadelvino.com. Ben trovato. Grazie all'ospitalità, Annabella. Siamo qui. Siamo qui e ti definiscono il blogger che comunica il mondo del vino in maniera particolare. Sì, diciamo che con un amico io ho realizzato 3 anni fa un portale dal nome italiadelvino.com, dove la filosofia è quella di raccontare come i produttori lavorano, come fanno il vino, come lavorano i vigneti, con l'obiettivo di portare le persone sul territorio a scoprire i vini. Quindi siamo usciti dal meccanismo delle stellette sui vini, perché di guide ce ne sono tantissime, quindi non ha senso andare a invadere un campo già così pieno, ma cerchiamo di raccontare le facce che sono dietro il vino. Si è da poco conclusa, tra l'altro, la 47ª edizione del Salone Internazionale del Vino, il Vinitaly, che è un appuntamento irrinunciabile per promuovere l'eccellenza dei vini italiani nel mondo. Tra l'altro quest'anno ha segnato un record di presenze, circa 150.000. Quali sono, secondo te, le novità più importanti che sono emerse? Sicuramente ci sarai stato, che cosa? Raccontacelo attraverso i Sì, tuoi ci sono occhi. stato con i miei collaboratori tutti i 4 giorni, evidentemente. Vinitaly in un momento di grande crescita, ogni anno aumentano i visitatori, nonostante la difficoltà economica, il numero degli espositori tengono, anche perché è stata fatta la scelta intelligente l'anno scorso di ridurlo di un giorno, in modo che essendo più compattato diventa più affrontabile. È un bel momento perché l'appassionato può scoprire quali che sono i vini nuovi che vengono proposti, sia in termini di annata, sia interne di nuove tipologie che vengono presentate, e quest'anno c'è stata una, perlomeno per quanto riguarda il Nord Italia, una notevole attenzione sui vini rosati, con delle cose proposte dal Consorzio della Valtenesi sul Lago di Garda, quindi non molto lontano da qua, terra storica per il turismo dei milanesi, e anche il Consorzio del Lugana ha presentato per la prima volta un nuovo prodotto che Lugana in vendemmia tardiva. Ecco, perché ti ha colpito? Che cosa ci puoi raccontare? Ecco, come vediamo nelle foto che scorrono, vediamo un po' di immagini prese dal Vinitaly, tra poco arriveranno quelle del Lugana vendemmia tardiva. La cosa interessante è stata quella di lasciare l'uva sulla pianta qualche settimana in più, fare la vendemmia a fine ottobre, inizio novembre, in modo che l'uva potesse avere più profumi e quindi presentare un prodotto che fosse molto più interessante dal punto di vista aromatico, però senza un successivo appassimento, vedi qui vediamo le uve del Lugana, senza un successivo appassimento che lo rendesse troppo dolce. Quindi non si va a fare un passito, ma è una tipologia interessante perché è un vino che pur essendo molto saporito mantiene una freschezza ed è comprensibile da tutti, insomma anche un ragazzo d'estate può trovare estremo piacere ad assaggiare un bicchiere di questa Lugana vendemmia tardiva. Ecco, qui siamo insieme al presidente del consorzio del Lambrusco. Se mi permette un piccolo inciso, la crisi Come economica ha fatto quello che non è riuscito, il vino ha fatto quello che non è riuscito a fare la politica, nel senso che il consorzio Lambrusco di Reggio e di Modena, dopo anni a litigare, non essendoci più soldi, hanno fatto lo stand al Vinitaly insieme. Beh, una bella cosa. Però ecco, io so che stai girando un po' per l'Italia adesso, chiuso Verona, chiuso il Vinitaly, cosa stai facendo? Sì, diciamo che ho iniziato da 2 o 3 mesi una collaborazione col Sole 24 Ore, dove ho una mia rubrica Andar per Vini, sulla quale mi diverto moltissimo perché in realtà quello che faccio è girare Stiamo vedendo l'Italia, alcune immagini. sì, quello credo sia l'ultimo articolo sulla Val Sì. d'Aosta, girare l'Italia alla scoperta dei piccolissimi produttori. Quindi ho parlato di gente che fa magari 15-16 mila bottiglie all'anno, quindi davvero dei microproduttori alla ricerca delle facce, delle storie, delle persone che ci sono davvero dietro al vino. Cosa hai scoperto finora? Ma Dici guarda, potrei qualcosa. raccontarvi una serie di aneddoti, secondo me veramente interessanti, visto il tempo che abbiamo a disposizione, un paio velocemente. Nord e Sud Italia, siamo in Piemonte, zona del Barolo, Silvano Bolmida, un piccolo produttore, molto innovativo, con molta voglia di sperimentare, e quando sono andato a trovarlo, mi fa: sai Mauro, tu chissà quante degustazioni hai fatto, non ti voglio annoiare. E allora lì con la sua panda scassata ha messo 6 bottiglie di Barolo sulla macchina, 12 calici per poterle assaggiare, e con la macchina ci siamo spostati nei singoli vigneti e abbiamo aperto ogni bottiglia,
dove veniva coltivata l'uva per farlo, per cui sembrava quasi di sentir parlare la terra. È stata una degustazione bellissima, molto impegnativa, perché è durata oltre 3 ore, puoi capire, 6 bottiglie in due non è proprio facilissimo. Oppure mi viene di pensare a Elena Fucci, una produttrice della Basilicata, giovanissima, il babbo le chiede cosa voleva fare da grande, lei aveva finito la scuola superiore, fa guarda papà, qui c'è poco lavoro, penso che farò l'università, mi trasferisco al nord. E allora il papà fa, vabbè, allora vendiamo i 3-4 ettari di vigneto di famiglia. E siccome la casa era proprio attaccata ai vigneti, lei nel vedere degli strani che giravano per casa sua dove aveva cresciuto e giocato, ha deciso di cambiare totalmente prospettive e di fare papà, di restare. Vado al nord, però mi laureo in enologia e poi torno giù. E casualmente il papà aveva già i moduli di iscrizione pronti per la facoltà di enologia a Pisa, quindi si era già organizzato. E questo secondo me è molto bello, perché alla fine scopri l'umanità che c'è dietro, perché dietro una bottiglia di vino ci sono sempre delle facce che fanno tanta fatica e ci mettono tanta passione. Assolutamente sì, danno il comparto enologico è molto importante per l'Italia, tra l'altro nonostante la concorrenza sia sempre più forte e nonostante la crisi, continua a trainare la bilancia commerciale. È uno dei pochi settori che anche in questi momenti difficili ha dei numeri positivi, soprattutto sull'estero. E poi dal lavoro, ricchezza ai territori, ma anche all'immagine dell'Italia nel mondo. Assolutamente, ma soprattutto in molte zone stiamo avendo un ritorno di ragazzi che a 20-25 anni decidono di ritornare in campagna, perché non trovando altre possibilità lavorative, comunque sia col vino, con l'agricoltura, c'è la possibilità di un reddito, per cui in questi ultimi 2 anni stanno aprendo moltissime realtà di ragazzi che si avvicinano a questo mondo. Ci puoi dire qualcosa sulle tendenze di consumo di vino in Italia per fasce d'età, preferenze di gusto, allora, luogo di consumo? Diciamo che la tendenza principale è comunque la diminuzione della quantità media pro capite, nel senso che col passare degli anni si è sempre diminuito il consumo del vino, che anni fa era un alimento, non dimentichiamoci che tanti anni fa il contadino che andava in campagna aveva il fiaschetto di vino. Adesso le cose sono totalmente cambiate e si punta a un discorso di qualità, quindi si consuma meno ma si cerca di bere meglio. Bene, allora per avere tutte le informazioni su quello che ci hai anticipato, www.italiadelvino.com, e se ci vediamo un'altra volta prometto che porto una bottiglia per fare un brindisi. E facciamo un brindisi, perfetto. Grazie per essere stato qui. Grazie dell'ospitalità. Noi ci rivediamo tra poco con Dopo la pubblicità.